Di Enea Conti ci sono due fili su cui indaga il procuratore di Rimini oltre ai bambini di Muccioli. Il presentatore in alcune interviste si è schierata anche contro De Logu sul Muccioli Andrea Sinistra. Red Reda Reda da un lato. Richiesta archiviazione del file indagine si apriva contro Netflix per diffamazione dopo la denuncia Andrea e Giacomo Muccioli. Dall'altro notifica della conclusione delle indagini preliminari consegnate ai due figli Vincenzo, fondatore della comunità di San Patrignano, Eto il cantante e direttore radiofonico Red Ronnie. I due fronti sono quindi due fronti su cui è commessa la procura di Rimini. Il procuratore dei due file è Davide Ercolani. Il reato contestato è in entrambi i fili quello della diffamazione. Tutto accade nel 2021. Pochi mesi dopo lo streaming della serie docu Netflix Sampa. I fratelli Muccioli avevano fatto causa alla piattaforma produttori che contestavano che ferivano l'onore di Vincenzo Muccioli e poche settimane dopo l'ex pilota Muccioli Walter De Logu aveva messo in giudizio sentatura dei figli del fondatore Red Ronnie. La doppia diffamazione di Teogu. Tra i protagonisti della serie Sampa, ha accusato i fratelli di averlo diffamato sulla stampa in contesti diversi. In alcune interviste fornite dopo pubblicazione della serie ai giornali, Giacomo Muccioli aveva ricordato l'ex pilota aveva avuto stato condannato estorsione per aver chiesto e ottenuto 150 milioni lire da Vincenzo Muccioli, impedire all'ex pilota rivelare il contenuto un box record di in cui Vincenzo Muccioli confermato essere a conoscenza del crimine maranzano che ha avuto luogo all'interno della comunità, parlando con i giornalisti rintracciato dose scatenando rabbia De Logu. In realtà l'ho accusato aver modificato realtà dei fatti. La De Logu, ha detto Giacomo Muccioli, aveva puntato la contro mia madre, la moglie di Vincenzo. Un dettaglio che non appare nei documenti. Red Ronnie in alcune interviste si è schierata anche contro De Logu, accusandolo di aver puntato una contro la Muccioli's moglie. Andrea Muccioli è difeso Alessandro Catrani, suo fratello Giacomo dall'avvocato Giulio Basagni e Red Ronnie Guido Magnisi.